passaggio di un blocco e quattro volte. Sono quattro. Andiamo verso la gente.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ogni cristiano è un peccatore pentito e perdonato. Per questo invochiamo la grazia del perdono. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, nel cielo Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Preghiamo. O Dio, che hai promesso ai poveri e agli umili la gioia del tuo regno, fa che la Chiesa non si lasci sedurre dalle potenze del mondo, ma a somiglianza dei piccoli del Vangelo
segua con fiducia il suo sposo e Signore per sperimentare la forza del tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Sofonia. Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra, che eseguite i suoi ordini. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse potrete trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Confiderà nel Signore, nel nome del Signore, il resto di Israele. Non commetteranno più iniquità, non preferiranno menzogna, non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: beati i poveri in spirito. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Beati i poveri in spirito. Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Beati i poveri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Beati i poveri in spirito. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Considerate la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Parola di Dio. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte. Si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli.
si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. Come vi ho preannunciato domenica scorsa e come abbiamo anche detto durante la settimana, questa sera, questa mattina, questo giorno, oggi domenica 29, sarebbero venuti i catechisti del cammino neocatecumenale e sono stati coloro che hanno proclamato le letture, Franco, Grazia, Lucia e Fabio, che poi ci farà fare la preghiera dei fedeli, che sono qui proprio per dare questo annunzio. Stamattina lo hanno fatto nella chiesa di Santa Maria di Gesù, adesso ecco in questa celebrazione eucaristica con noi e quindi per voi. E certamente io non mi dilungherò nel parlare, perché desidero che io innanzitutto, ma anche voi, ascoltiate questo annunzio testimonianza, perché vedete, loro annunziano ma anche testimoniano la loro fede. Ed è bello questo, proprio perché il Signore ci dona una parola che entra nella nostra vita, fa parte della nostra vita e ci fa leggere anche il significato della nostra vita. Che poi la parola che abbiamo ascoltato stamattina è così bella da farci capire che noi dobbiamo cercare di apprezzare la nostra vita, di godere la nostra vita, di valorizzare la nostra vita e di viverla con ciò che è vero, duraturo, per sempre. Ed è il Signore che rende la nostra vita salda, bella, gioiosa. Purtroppo lo so che ci sono situazioni difficili, no? Come la povertà, come il pianto, come la tristezza, come la fame, come la guerra, la discordia, ecco tutte quelle cose che molte volte purtroppo ci prendono, ma noi non possiamo vivere angustiati, non possiamo vivere nella preoccupazione, non possiamo vivere nel male, dobbiamo vivere bene, da beati. Beati voi, beati, ma è possibile vivere da beati? È possibile già mettersi in questa prospettiva di beatitudine che Gesù ci annuncia stamattina con il discorso della montagna, l'inizio del discorso della montagna che Matteo ci presenta al capitolo 5? Io penso che se la parola di Dio che ascoltiamo diventa per noi significativa, importante, entra nella nostra vita, allora questa beatitudine è possibile
fin da adesso, nonostante le nostre difficoltà. Ascoltiamo Grazia, che è la moglie di Franco, che ci fa questo annunzio stamattina a noi. Buongiorno, io sono Grazia, sono sposata con Franco, abbiamo 7 figli, 3 sono con noi e 4 ce li sta crescendo il Signore. Ho 55 anni e insegno religione cattolica a Riesi. Il Signore si è fatto presente nella mia vita in modo importante, perché io provengo da una famiglia di cattolici, 6 praticanti, però credenti, e quindi dico, il Signore si è fatto presente in modo importante nella mia vita con la malattia di mio padre. Lì io non, pur credendo che Dio, pur credendo in Dio, pur credendo in Gesù Cristo, pur credendo in tutto ciò che la Chiesa mi insegna, in tutti i dogmi che la Chiesa mi insegnava e che i miei genitori mi avevano insegnato, ecco che cominciai a non vedere più proprio io questa presenza di Dio nella mia vita. Non riuscivo a capire perché mio papà si fosse ammalato così giovane e che quindi venisse a destabilizzare quella che era la serenità e la sicurezza della mia famiglia. Però lì il Signore stava cominciando un dialogo con me. E quindi, che è continuato, è diventato sempre più forte con la morte di mio padre poi in seguito, e poi nella mia vita matrimoniale. Come dicevo poco fa, io ho 4 figli in cielo e 3 sono con noi. Il Signore ce li ha regalati, uno di 29, una di 22, un'altra di 16. Ripeto a dire, il Signore ha fatto cose meravigliose nella mia vita. Cose meravigliose, sempre attraversate di quella croce gloriosa. Sempre attraversate da quella che è lì, proprio su quella croce dove io ho incontrato il Signore. E il Signore lì ho scoperto che era mio padre, un padre buono, un padre misericordioso, un padre che mi amava. Un padre che non si era mai dimenticato di me, che non si è mai dimenticato di me. Un padre che parla nella storia. Oggi mi sento benedetta perché mi sta permettendo di parlare a voi, di raccontare i miei fatti. Non è semplice poter parlare della propria vita a gente che non conosci. È già difficile parlare con gente che conosci. Però il Signore te lo regala. Ti regala di fare questo perché non puoi tenere conservate le meraviglie che il Signore fa nella tua vita. E ripeto dire, oggi mi sento benedetta perché veniamo accompagnati da questa pagina del Vangelo importantissima, dove che dice che beati gli umili e beati i poveri in spirito, e di loro sarà il regno dei cieli. Questo mi dà coraggio. Io spero di poterlo guadagnare, questo regno dei cieli, perché voglio andare a rivedere i miei figli, perché io sono sicura che sono con loro, che loro sono con lui. E quindi oggi, che cos'è? Qual è il mio annuncio? Queste catechesi sono per tutti, per i ragazzi dai 14 anni fino agli anziani di 90 anni, tutti coloro che sono in grado di poter ascoltare. Sono tutti quelli che vogliono iniziare un dialogo con il Signore, un dialogo serio con il Signore. Per carità, non dico che gli altri dialoghi non sono un dialogo serio, perché non hanno, come me, non hanno più visto l'amore di Dio nella propria vita. Perché il Signore non smette di parlare, siamo noi che ci allontaniamo. Il Signore non smette di non volerci bene, siamo noi che non gli vogliamo bene. E il Signore non smette mai di essere
con le mani aperte di accoglierci. Siamo noi che non accogliamo. Siamo noi perché il Signore ci ha creati liberi e il Signore è talmente buono e talmente ci ama che ci permette anche di peccare, di allontanarci da Lui. E quando noi ci allontaniamo da Lui non lo vediamo più nella nostra storia, non vediamo più nella nostra vita le meraviglie che Egli fa, le meraviglie che noi vediamo soltanto questa sofferenza, questa croce, che se non è illuminata dalla parola, se non è illuminata dalla presenza dei sacramenti, se non è illuminata dalla presenza di Dio, questa croce ci schiaccia, questa sofferenza ci uccide. E quindi questo oggi è il mio annuncio per tutti quelli che veramente si trovano in un momento di scoramento, in un momento dove che hanno perso veramente qual è la strada maestra. Ecco, noi siamo lì, vi aspettiamo il giovedì, il lunedì, intanto è il giovedì alle 20:30 nel salone parrocchiale di questa parrocchia. Giù ci sarà un ciclo di catechesi che vi annuncerà quanto il Signore è meraviglioso. Ripeto a dire, io sono qui oggi, mi sento benedetta a poter fare questa cosa, mi sento prescelta di poter fare questa cosa, perché il Signore, oltre ad essersi fatto presente nella mia vita, oltre a darmi il coraggio di poter affrontare altre gravidanze dopo la perdita degli altri figli, mi ha rinsaldato il matrimonio, ha permesso che io potessi continuare a una vita, una famiglia, anche nelle difficoltà, anche nei momenti bui in cui non vedevi proprio che non c'era famiglia. Eppure ho sperato, perché il Signore mi ha dato speranza, e perciò devo veramente dare tutto quello che devo dire. Lo devo proclamare, perché il Signore mi ha regalato tanto, mi ha regalato tutto questo, e non lo posso tenere conservato, non lo posso nascondere. A me è stato dato gratuitamente questo annuncio, le catechesi mi sono state date gratuitamente da altri catechisti, e così oggi vengo a regalarli a voi. Per chi è che li vuole accogliere? Ripeto a dire, vi è stato detto di ricordarvi che le catechesi sono il lunedì e il giovedì alle 8:30 nel salone parrocchiale San Giovanni Paolo II giù di questa parrocchia, San Tommaso Apostolo. Grazie per avermi ascoltato. Bene, ringraziamo Grazia per questa testimonianza, annuncio. Vogliamo metterci in piedi per continuare la nostra celebrazione professando la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, con la nostra preghiera filiale chiediamo al Padre che le beatitudini evangeliche
esprimano lo stile della nostra vita personale e comunitaria. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Signore, che hai proclamato beati coloro che sono poveri in spirito, dona alla tua Chiesa umiltà e mitezza nel presentarsi agli uomini come testimone del tuo amore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, che hai chiamato beati quanti sono afflitti, dona conforto a quanti vivono momenti di desolazione o di malattia, perché si sentano abbracciati dal tuo calore paterno. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, che inviti ad essere misericordiosi quanti vogliono ottenere perdono, dona larghezza di cuore a chi ha subito torti e offese, perché si apra alla possibilità di un nuovo inizio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, che ci chiami beati quando soffriamo persecuzioni nel tuo nome, fa che nessuna forza umana ci porti mai a retrocedere dalla confessione del tuo nome. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per la nostra comunità che si appresta a, per chi vuole certamente, ad avviare questo cammino di ascolto delle catechesi, non solo neocatecumenali lunedì e giovedì alle 8:30, ma anche il rinnovamento nello spirito venerdì c'è pure alle ore 20, la catechesi pure. Vedete, la catechesi è la parola che viene annunziata, viene spiegata. Non può esserci un cammino senza nutrimento. Non si può camminare senza nutrirsi, non si può andare avanti. È la parola che viene spezzata, annunziata, diventa il nutrimento necessario per camminare nella fede e per crescere nella fede. Chiediamo allora al Signore che ci dia questo amore per la parola di Dio, lampada, come dice il Salmo, per i miei passi, luce nel mio cammino, per poter scoprire la bellezza di credere e di vivere di fede, come ha fatto Abramo, come hanno fatto tutti coloro che il Signore ha chiamato e che con Lui, con Dio, hanno vissuto la propria storia in questa terra e per l'eternità. Preghiamo. Preghiamo per i nostri fratelli defunti, Zuccalà Salvatore, Zaffonte Gaetano, Spiteri Giuseppe, Vitali Luigi e Andrea, perché il Signore dia loro di poter godere della beatitudine eterna nel suo regno di luce, pace e amore. Preghiamo. O Padre, tu sai ciò che è bene per noi, e in Cristo ci hai mostrato il volto di un uomo beato, perché è giusto, puro, misericordioso e fedele. Fa che la nostra vita si conformi sempre di più al tuo Figlio, per essere da te benedetta nei secoli dei secoli. Seduti. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, questi doni che noi, tuo popolo santo, deponiamo sull'altare e trasformali in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Rosario, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Pace sia con te. Pace sia con te. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, apri i peccati nuovi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Grazie, Signore Gesù, perché proclamandoli beati assegni il regno di Dio e rendi la dignità e la speranza a tutti quelli che il mondo considera ultimi e infelici, i poveri, gli umili, quelli che piangono e soffrono, quelli che hanno fame e sete. Tu sei il nostro esempio e la nostra forza. Sii benedetto, Signore. Preghiamo. O Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che per la forza di questo sacramento, sorgente inesauribile di salvezza, la vera fede si estenda sino ai confini della terra. Per Cristo nostro Signore. Seduti che brevemente vi do gli avvisi. Come abbiamo ascoltato dall'annunzio di grazia, domani, lunedì e giovedì, alle ore 20:30, nel Salone Giovanni Paolo II, ci sono le catechesi del cammino neocatecumenale, che sono aperti a tutti, e soprattutto a chi sente il desiderio di ascoltare la parola di Dio. Martedì l'azione cattolica e anche gli adulti, che oppure anche se c'è qualcuno che anche meno adulto, poi è più giovane, vuole partecipare agli incontri di azione cattolica, lo può fare. Mercoledì giovanissimi, dopo la messa, anche se la messa è a San Giuseppe, però l'incontro sarà qui in Chiesa Madre alle ore 19. Giovedì la messa è con l'adorazione, alle 20:30 poi c'è la catechesi, e venerdì è il primo venerdì del mese. Con venerdì, il primo venerdì del mese, iniziano le celebrazioni anche a Santa Maria di Gesù, alle ore 9, perché è il primo venerdì del mese, magari qualcuno ha difficoltà la sera, e quindi la mattina c'è a San Giuseppe, a Santa Maria di Gesù, la celebrazione eucaristica. Nel frattempo, dato che c'è il primo venerdì del mese, io da domani inizierò a confessare gli ammalati. Venerdì sera la messa non è qui in Matrice, perché venerdì sera è giorno 3, San Biagio, e quindi la messa sarà al Carmine e ci sarà pure la benedizione della gola. Venerdì è il primo venerdì del mese, abbiamo detto, la benedizione della gola, e c'è anche il gruppo famiglie che si riunisce qui in Matrice. Certamente forse slitterà di un quarto d'ora perché tra benedizione della gola, quindi la riunione invece di essere alle 7 sarà alle 7:30, no, 7:30, 7:15 facciamo, perché alle 8 poi c'è la catechesi del rinnovamento dello spirito a San Giuseppe, quindi diamo un po' di spazio, alle 7:15. E sabato la messa sarà di nuovo al Carmine, e poi alle 20:30 la preghiera del rinnovamento. Io voglio approfittare anche ancora una volta per ringraziare i catechisti della parrocchia di San Giovanni Evangelista, e qua sono rimasti Lucia e Grazia, e invece in fondo ci sono Franco e Fabio, perché adesso vi daranno questi volantini. Avete sentito, Grazia ci diceva, dai 14 anni in su
Ecco, è possibile fare questo cammino, ascoltare le catechesi. I giovani possono essere stimolati anche da voi genitori a fare un cammino, perché poi vi lamentate che li vedete che se ne vanno pub, pub, cortile, cortile, insomma, in giro così a bighellonare. Allora è importante che possiate anche voi farvi, come dire, testimoni, annunciatori, che c'è il cammino, ci sono le catechesi, quindi nel cammino neocatecumenale, oppure c'è il rinnovamento il sabato a San Giuseppe, oppure c'è l'azione cattolica che si riunisce il martedì, possono anche prendere piede i giovani di azione cattolica, cioè perché no? Se voi pensate che i vostri ragazzi, ma dice ma sono soli, basta che non ci sono molti gli altri compagni, non ci vanno. Ma ci vuole uno che abbia il coraggio di vivere la fede, di vivere da cristiano. E questo è. Perché altrimenti quale coraggio c'ha il giovane? E i giovani sono coraggiosi. E quindi un giovane coraggioso, anche se solo, dice io voglio fare il cammino, io voglio ascoltare le catechesi, io voglio andare all'azione cattolica, io voglio andare nella preghiera del rinnovamento. Ecco, io penso che dobbiamo essere anche noi, voi che siete qui, genitori, adulti, e dice ma abbiamo difficoltà, chi ha difficoltà? Spingiamo i giovani a fare un cammino, ad essere pronti a uscire fuori da quello che è lo schema ormai di questi giovani che non fanno altro che, certo, qualcosa la devono fare, non possono stare senza fare niente. San Giovanni Bosco diceva che i giovani, i ragazzi, qualcosa la devono fare. Se non avete niente da fargli fare, fategli tirare fuori le mattonelle del pavimento e gliele fate rimettere di nuovo. Cioè, proprio l'importante è che li tenete impegnati. E qualcosa la devono fare. Quindi, se non avete altro da proporgli, proponete questo. Proponete di fare un cammino, di avvicinarsi di più alla comunità ecclesiale, alla parrocchia, di cercare il Signore, di vivere nel Signore. Perché Lui è la nostra, come abbiamo ascoltato stamattina nel Vangelo, beatitudine. Adesso ci mettiamo in piedi. Fabio e Franco vi daranno questi volantini che magari potete prendere voi oppure potete trasmettere ai vostri giovani, come ho detto. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La celebrazione è finita. In Cristo Gesù andate in pace.